Oggi siamo agli incanti, alle mie spalle un incantevole, per l'appunto Magritte, ma anche Rousseau Dogaliere, ma anche De Chirico, Savinio, autori magari diversi, magari vicini, ma comunque uniti dalla tematica. Questa è l'idea della Fondazione, 7 mostre che faranno vedere tutti i quadri, pochi quadri, quindi la possibilità di goderseli, e quadri che diventano un po' proprietà collettiva, pur rimanendo ovviamente nella disponibilità della proprietaria Pino Antonini. Siamo arrivati alla seconda edizione di questo ciclo di mostre che come Fondazione Pasquinelli siamo molto felici di offrire al pubblico milanese. L'incanti è un filo conduttore che tiene insieme da un lato l'incanto della musica, la musica che è capace di ammaliare gli animali e muovere la natura, da un lato, e questo filo è interpretato in maniera diversa da due grandi maestri della pittura del Novecento come Rousseau e De Chirico. Rousseau ci racconta l'incanto dell'ammaliatrice di serpenti, il De Chirico rappresenta Orfeo che suona la lira e con la lira incanta la natura, nel senso che fa sorgere il vento, il quale vento porta la nave degli Argonauti verso la sua avventura. È un quadro importante perché segna il passaggio da un momento all'altro della pittura di De Chirico, cioè è il passaggio verso la metafisica. C'è una statua di Atena sulla spiaggia con delle vittime sacrificate per propiziare la partenza. Di questa statua di Atena non si fa parola, negli Argonauti degli Apollonio Rodio non c'è proprio da nessuna parte. Invece c'era una statua di Atena davanti alla stazione di Volos, costruita dal padre dei fratelli De Chirico, che era un ingegnere ferroviario. È un ricordo personale inserito in una storia mitica ed è il primo passo verso la pittura seguente. La Fondazione naturalmente ha nel suo cuore l'arte, oltre alla cultura, e queste mostre sono un desiderio nostro di proprio mettere a disposizione del pubblico e di far conoscere anche la Fondazione.